dedicate quindi a stare insieme, alla solidarietà e al ricordo. Il ricordo di Francesca Fontana e Francesca Peppoli. Parte dell'incasso, come avete visto, è destinato all'Associazione Italiana contro le Leucemie e Linfomi di Ravenna. E vogliamo ringraziare tutti uno per uno i nostri sponsor, con il credito cooperativo romagnolo, Focaccia Group Automotive di Cervia, l'Associazione Sportiva Grama di Pisignano e Cannuzzo, il Calcio del Ducca, l'Iperpneus di Cervia, Cervia Salus, Mille Bolle, Autolavaggio di Cesena, Arte in Moto e della nuova agenzia di auto Fiat e Lancia che hanno aperto Cervia, la Cement Art di Pisignano, la Cremeria Mozart, Berti Arredamenti, storica attività del nostro territorio, e poi ancora l'impresa edile BBC, Gran Forno Pasticceria di Castellucci, Pizzeria Malù, Gilberto, così si chiama Malù, Riccardo Gentile, bombole e rivendita di bombole appunto a Tantlon, Kiss Caffè, il bar qui di fronte, poi andiamo avanti con Parrucchiera Loretta, sempre di Pisignano, Piova Chiari Idrotermica, Centrico, Eurodental, Giro Vita Abbigliamento, sempre qua di Pisignano, Farmacia della Pieve, la Saet di Cervia, Gherardi Impianto, Edil Map e Alfio Pirini. Ecco, questa sera, come tutte le sere, il forno Salvarori ci porta e ci fa assaggiare sempre delle delizie. La consulta dell'orantariato di Cervia conferisce l'attestato di benemerenza a Duilio Pizzocchi per l'impegno, la serietà e l'aiuto finalizzati per la costruzione della casa del volontariato. La serietà come motivazione, la serietà per un comico, credo sì, che sia la parola più giusta che Giorgio fuori. Certo, come fa? Dove fa delle scuole? Non è che si fanno delle scuole per fare il cretino, anzi. Poi già alle medie cominciai a fare con gli amici gli scherzi telefonici. A quei tempi, sapete, c'era ancora il telefono a rotelle e non ti potevano individuare, a meno che non mettessero il telefono sotto controllo per una procedura, per cui tu facevi un numero a caso, nessuno ti beccava più. Allora il pomeriggio, con la scusa di andare a studiare, andavamo a casa di Boldrini, un mio amico, e ci mettevamo a fare le telefonate. Avevo inventato uno scherzo che era in due fasi, funzionava così: prima fase facevi un numero, di solito a quei tempi le signore stavano in casa al pomeriggio a fare i lavori domestici, l'uomo andava a lavorare e spariva quasi sempre una donna. Allora le dicevi: buongiorno signora, siamo della trasmissione radiofonica I Maghi della Cucina, vuol partecipare a un quiz che può vincere una pentola a pressione? Homo è gratis? Sì, signora, deve solo indovinare una risposta. Oh, mi dica pure. Allora, lei mi sa dire un altro modo per fare un uovo sodo, oltre a quello di farlo bollire nell'acqua? Cioè, come? Non ho capito. Lei per fare un uovo sodo come fa? Lo fa bollire? Sì. Un altro sistema quale può essere? Oh, no, non saprei proprio. Se lo metta nel culo, poi butta via. Ecco, questa era la fase A. Poi facevi passare un quarto d'ora, telefonava un altro, o sempre te con una voce diversa, e dicevi: buongiorno signora, siamo della SIP, che a quei tempi c'era la SIP, Società Italiana Telefoni, non hai capito esattamente cosa volesse dire. Buongiorno signora, siamo della SIP, noi stiamo facendo un'indagine sul telefono privato dal quale partono delle telefonate offensive, degli scherzi gratuiti e antipatici. Ci risulta che questo telefono ha chiamato anche lei, è vero? Sì, ha chiamato prima, che cretele. Dico: ma cosa le hanno detto? Ah, hanno detto che era un quiz, che dovevo indovinare come fare un uovo sodo. No, ma esattamente la frase offensiva, quella con le parolacce, che qual era? Ma sì, hanno detto che per fare un uovo sodo me lo dovevo mettere nel sedere. Ma quanto tempo fa hanno chiamato? Sarà un quarto d'ora. Signora, lo tolga, è cotto! Questa era la fase B, no? E poi dopo, quando sono nate le prime radio libere alla fine degli anni 70, 78, 80, un mio amico mi ha detto: ma siamo in quella radio qui in centro, vieni a dire due cazzate, mettere su dei dischi. Sono andato e pian piano è venuto fuori. Per esempio, una volta presentai un disco dicendo: questo è il primo album di un gruppo che si chiama Stripes. E loro mi dissero: si chiamano Dire Straits. Dico: sul disco c'era scritto dire Straits, ho pensato che fosse un'indicazione su come pronunciarlo. Allora cercavo di rimediare sui cantautori italiani, per cui mettevo su spesso Fabrizio De André. Solo che Fabrizio De André, se ci fate caso, ogni canzone muore qualcuno, ma tutte proprio, cominci con dormi
dormi sepolto in un campo di grano, non è la Piero muore nella prima strofa, Marinella aspetta la seconda, questa di Marinella è la storia vera, che scivolò nel fiume a primavera, e pazienza, Jordi va a caccia nel bosco, impiccheranno Jordi con una corda d'oro, il Michè lo trovano già direttamente impiccato in cella, nell'album L'Indiano già nella prima canzone c'è lo sterminio di un'intera tribù durante la notte da parte del settimo cavalieri, anche quando De André parla di se stesso, quando la morte mi chiamerà, allora basta, provi con qualcun altro, Bologna, Cuccini, Francesco Cuccini, però anche voi immaginatevi, tu metti su un disco di Cuccini, c'è uno che sta andando al mare, viene giù al mare verso Cervi e Pinarella con il suo 127 verde pisello, che allora è la tipica macchina che si usava per venire al mare, accende la radio e sente lunga e dritta correva la strada, allora capisci anche te che arrivare fino alla Zadina con una mano nei maroni e l'altra sul volante fai fatica a cambiare le marce, anche metti su un'altra di Cuccini, ad Auschwitz c'era la neve, ma che cazzo devi andare ad Auschwitz d'inverno, vai a Cesenatico d'estate, non c'è mica bisogno di andare. Ci sono in primis un signore di Parma che ha partecipato a tantissime puntate di Colorado, di eccezionale veramente, dove ha presentato un'intervista doppia, si chiama, un nome particolarmente curioso, si chiama Rino Ceronte. Nome, Victoria. Rino. Cognome, D'Amicis. Ceronte. A quanti anni il primo rapporto? 15. 18. Quando il secondo? 15. 36. Risultato dell'ultimo esame. 30 e lode. Giallo paglierino. Dispiace non averlo visto, Gabriel Garco. Autovelox. Stasera Cesenatico, purtroppo. Ti fa paura sulla strada. Camionista. Suora con pulmino. Un segnale di buon auspicio. Mi ha cercata su Facebook. Ho pestato una merda. Credi nell'oroscopo? Sì. No. Cosa dice il tuo oroscopo di oggi? Attenta ai tradimenti altrui. Partorirai con dolore. Un errore che non hai più ripetuto. Il bagno dopo mangiato. Pisciare contro vento. Lavori? Part time. Mezza giornata. Quante ore al giorno? 4. 12. È mezza giornata, no? Spiegaglielo che non l'ha mica tanto capito. Integratore che assumi ogni giorno. Mirtillo rosso. Vermut bianco. Appena la vedi vorresti subito cucinarla. Verdura. Antonella Clerici. A Milano ha perso il lavoro. Mia zia. Mio cugino. Che lavoro faceva? Impiegata. Gondoliere. Che ci fu uno, come stasera, no? Ci può essere 100 persone, forse c'è uno che non ride, è lì in prima fila, non te, ma c'è uno, è lì, quel posto lì, illuminato dal faro, questo nonno incazzato tutta la sera, mi ha guardato così. Non ha mai fatto un sorriso, finito lo spettacolo, mi è passato qua sotto e gli ho detto, com'è che lei non ha mai riso stasera? Ho lasciato a casa l'apparecchio, dico, perfetto, è come andare a vedere Monica Bellucci e lasciare a casa gli occhiali, però la cosa mi ha dato lo stimolo a ricordarmi una vecchia barzelletta che mi ero scordato anch'io, che carina, che c'è uno che va dal dottore e dice, dottore, penso che mia moglie stia diventando sorda, ce la porti qua che la visito, ma che è così permaloso, pur che se l'abbia male, allora beh adesso intanto lei faccia così, lei adesso va a casa, entra, dice una frase qualsiasi, poi man mano si avvicina a sua moglie e mi sa dire almeno a che distanza comincia a sentirci. Ah va bene, questo va a casa, apre la porta, ciao amore, cosa c'è per cena? Silenzio, si inoltre per il corridoio, ciao amore, cosa c'è per cena? Niente, entra in cucina, a sua moglie lì davanti, ciao amore, cosa c'è per cena? Il pollo, te l'ho già detto 3 volte, eh? No, sono quelle piccole cose che alla fine trovi utile anche nelle cose negative. Casa degli Ermeti, sai che... Oh, speri anche non sia uno di quei sapientoni che sa sempre tutto, che mi dice, sì, è la mia ora, io che cazzo gli dico? Mi rovina il pathos, mi rovina il momento, gli dico, la vita è una ruota che gira,
È arrivato il gommista. Non è granché. È strano però che non sia già arrivato, Perché la mia falce, lei non sbaglia un colpo, non sbaglia neanche un accidente. Lei non sbaglia, lei è talmente precisa, talmente puntuale, che ha voluto aprire anche un sito internet nel computer. Computer che lei preferisce chiamare terminale. E se lo volete andare a vedere, andate su www.woodmurray.com/... Questo. Che adesso c'è un po' di crisi anche nell'aldilà. Le aureole, non vi aspettate di granché nel paradiso, sono delle aureole anche quelle lì, made in China, a pile, senza pile, ve le danno. Le nuvole, ci sono delle buche, state attenti quando camminate, che se finite di sotto nel limbo, nel limbo anche lì ha smesso di fare delle feste, limbo, no. C'è crisi dappertutto, cosa fate apposta? E poi adesso tutte queste storie della reincarnazione. Si sentono dei discorsi in giro che ti fanno perdere solo del tempo. Io devo essere la reincarnazione di un ghiro. Mi piace così tanto dormire fino a tardi. Io devo, nella mia vita precedente, devo essere stata una lucertola. Mi piace così tanto stare al sole. Beh, tagliati una gamba, vediamo se ricresce come la coda delle lucertole. Io se rinasco, voglio rinascere donna. Beh, ma perché aspettare? Tagliati la coda adesso, non c'è già una lucerta. Io, questa cosa qui, io non l'ho neanche mai capita, perché gli animali non sono così. Gli umani sì, che hanno tutte queste problemi. Gli animali, nemmeno io non ho mai sentito un ghiro dire... Io se rinasco voglio rinascere un metalmeccanico con un mutuo trentennale sulla casa da pagare, così non dormo più. Ah, ma guarda che è difficile, Aspetta, che cos'è che ci sono qua nel Cervese, tra Pisignano, qua nella zona, Willa, solo con i casedei che sono qua in zona, quest'altro anno cambio la macchina, Suona. C'ho Vodafone, Life is Now. Pronto? Buonasera signora. Cercavo Ermete. Dovevamo vederci qui a Pisignano, in piazzetta. Lei è la mamma? 94 anni, complimenti signora, ci vediamo presto. No, non è successo niente ancora. Ascolti, mi tolgo una curiosità piuttosto. L'ha mangiato stasera l'ermete lo stinco di maiale fritto nello strutto, quello che fa venire i trombi nelle arterie? Ci ha bevuto dietro anche una bottiglia di Sangiovese. Bene, beh, quella è la morte sua. Dello stinco, signore, dello stinco. Ci ha fatto anche 4 uova di crema. Bene, signore, quando ci vediamo ci scambiamo le ricette, così dopo io faccio la cremazione, non so se è la stessa roba. Io butto su della gran legna. Cosa ridi? Te non ti sei mai cagato addosso? Non ti è mai successo? Vuoi cavarti la soddisfazione? Ti spiego come fa. È molto semplice. No, ma guarda, una cosa bisogna provare nella vita. Te basta che vai da McDonald's e prendi il gelato, il McFlurry. Quello lì è il purgante più potente del mondo. Già quando te lo spinano a meno 18 gradi, lo vedi che fa già... fa la forma già proprio. Quei pallini che mettono sopra non sono mica gli smarties, sono le fave di fucche. Lui alla terza scucchiaiata senti uno smottamento intestinale, senti proprio... e dici, ho 3 minuti di autonomia, però il primo pensiero è semplice, dicevo, sono da me, c'è il gabinetto, vado qui. No, di fianco alla porta del cesso c'è un tavolo da 6 che ti ha già preso di mira. No, un là che mangia il gelato, schiacca addosso, arriva. Fra 3 minuti è qua, ma lo vedo ancora bello tonico, per me anche 5, fanno le scommesse, mettono i tavoli, i soldi sul tavolo. Io dico no, non vi do la soddisfazione, posso arrivare a casa. Fai finta di finire sto gelato, tal casti, poi prendi un bel respiro, stringi bene le chiappe, poi cammini verso casa così, come Robocop. Intanto pensi qualcosa che ti distrae, le province della Lombardia, per ricordarsene tutto è impossibile, il nome dei 7 nani, arrivi davanti al cancellino che ha già la chiave pronta da mezz'ora, tac, apri il cancellino,
l'ultimo respirone, perché man mano che ti avvicini la cosa si aggrava proprio. Arrivi alla porta, clac, clac, entri e fai, ah, e ti caghi addosso nell'ingresso. È matematica, non ci arrivi al cesso, è un fatto psicologico. La puoi tenere per un'ora, ma gli ultimi tre metri come Dorando Petri proprio, non ce la puoi fare. Hai fatto la maratona, ma gli ultimi tre metri non ce la fai, non ce la fai. E la moglie addosso quelle cose lì, non so, che la fissa proprio. Un'altra, te, sempre me, sono solo me. T'ho sentito le prima? Sei andato in terrazza e hai fatto una scoreggia. Sono andato in terrazza. Ti sembra bello? Addio, non sarà la Ida, però. Cosa potevo fare? Potevi tenerla. Dove? In un barattolo della Tupperware. Cioè, quello del tappo. Se io ci faccio l'etichetta, costo 2013, compleanno di Gino, festa di Bisignano, faccio, sì, faccio la collezione delle scoreggie in barattolo. Ma da testa, Giubileo di Roma 2000. Comprato andando in gita con le pentole, quelle che diceva prima il nostro amico col manto nero, firmato, questo non è un bagaglio, firmato da una stilista italo-americana, Poli Esther. Alla Poli, Poli firma di tutto, firma gli ombrelli, i cappelli, le camicette. Unica cosa, non fa le mutande perché fiammeggiano nel camminare, prende fuoco il collante, per il resto è una grande stilista. Per fare un progetto su William Shakespeare. Mi accorsi, studiandolo in inglese, in lingua originale, che la traduzione dei poemi, dei drammi di William Shakespeare in italiano perdevano quella spontaneità, quella freschezza di linguaggio che ha nella lingua originale, cioè l'inglese. Essere o non essere, questo è il problema. Essere o no? Suit. Allora ve lo spiego. Questa ha bisogno di una spiegazione subito, perché allora mi sono trovato a dover tradurre la parola problema in dialetto romagnolo. Se ci pensate un attimo, la parola problema in dialetto romagnolo noi non ce l'abbiamo, cioè usiamo la stessa parola mutuata dall'italiano, cioè diciamo problema anche in dialetto romagnolo. C'è Herzigog, c'è qualcosa di simile, ma non è proprio un problema. E questo è semplice da spiegare, perché noi romagnoli non abbiamo problemi. Noi siamo come la Giamaica, Romagna no problem, fatevi un applauso da soli. Oh, noi siamo così. Sentite come torna l'immediatezza. È forse più nobile soffrire nell'intimo del proprio spirito. El mei rabbi come un cagnas in fena e sott coda. Le pietre e i dardi dell'oltraggiosa fortuna. Alza se adid la scalogna o impugnar le armi contro un mare di guai e combattendo finirli. O tu in te sciop per sciasse una volta per tot al sgresi. Morire, dormire, nient'altro. Ti rezzo un pezzo, indurmite a posto. Le prese di grande portata e momento mutano il loro colore e perdono il nome di azione. Burdel, e vuol dire che quando sarai in Kiev, lo servirà di chi ha poco in la maletta. Grazie! Fate un applauso a William Shakespeare, il bardo, tradotto in questo caso anche. A mezzanotte sai che io ti penserò, ovunque tu sarai sei mia, e stringerò il cuscino tra le braccia mentre cercherò il tuo viso che splendi.